Amici di Onda TV, vi portiamo con noi a Librizzi per vivere la magia del presepe. E all'inizio del nostro percorso troviamo già una piccola chicca, guardate, una vecchia Fiat all'interno della quale è stato allestito un piccolo presepe. Si sente già la musica, tra poco entriamo nel vivo di questa bellissima rappresentazione, vedremo insieme tutti gli ambienti, tutte le postazioni curati nel dettaglio. E iniziamo dalla prima, andiamo al falegname. Non mi ricordo sto lavoro, perché sempre mi fa odore lavoro di legno. Sempre, fino ad oggi sempre. Quindi... Vuoi fare il lavoro? Sì, facciamo una finta. Un piccolo borgo della provincia di Messina che, guardate, con le sue stradine strette, questa magia ricreata si presta perfettamente per manifestazioni di questo tipo. Fateci sapere da dove ci seguite, magari se siete nei dintorni raggiungeteci qui a Librizzi. Intanto qui troviamo il calzolaio. Una volta le scarpe si recuperavano tutte, oggi si tende un po' a buttarle via. Sì, una volta si recuperavano tutte, tutte cose. Ah, il calzolaio c'è, il scarpaio. Andiamo al ragazzo che è lucido. Un mestiere che si sta perdendo. In effetti ci sono pochi che fanno ormai questo lavoro. Speriamo che si recupera, o gli anni si recupera. Andiamo avanti perché oggi ho visto prima una postazione davvero molto bella. Speriamo che la connessione ci aiuti perché entriamo in un'abitazione molto particolare. Troviamo una taverna. Auguri. Buonasera, siamo in diretta su Onda TV. Auguri a tutti quanti. Qui troviamo una taverna? Sicuramente. La bottega del vino. È il vino, prima in ogni casa si faceva il vino buono. Certo, si faceva il vino buono. I nostri nonni, i nostri avi erano in questa situazione. Tutti avevano una botte? Sicuramente. Nei catoi. Oggi abbiamo un po' perso l'abitudine. Assolutamente. E mentre gli uomini bevevano un bicchiere di vino, le donne ricamavano. Eccoci qui in diretta su Onda TV. Ciao, ciao, auguri, auguri. Lo ricordiamo, siamo a Librizzi, noi abbiamo già conosciuto queste simpatiche signore che stanno facendo i lavoretti. Sì, stiamo facendo dei lavoretti con l'uncinetto. E stiamo in compagnia, ecco, un modo di passare insieme la serata. Ecco, guardate che bell'ambiente. Poco fa qui c'erano dei bambini che sgusciavano la frutta secca, adesso forse li sono un po' stancati, oppure hanno terminato la frutta. Hanno finito il loro lavoro. Quindi se ne sono andati, hanno finito la frutta. La signora lavora con un piccolo telaio, come, sì. Come si chiamava questo attrezzo una volta? Tularo. Utelaro. Tularo. Ecco, in passato tutte le figlie di casa si mandavano ad imparare sì, questo... Sì, ad imparare a ricamare, il mestiere del ricamo, sì. Quanti bei corredi si facevano una volta in casa, sì, è vero? Sì. Soprattutto per le future spose. Le lenzuole, le tovaglie. E chi oggi conserva questi piccoli tesori ricamati? È bello, vero, avere il baule dei ricordi con i ricami sì. di una volta. Sono più i ricordi perché nessuno più li usa. Ormai è scusa.
sono le cose colorate, le lenzuole colorate. Si chiacchiera attorno ad un braciere, invece guardate qui la tradizionale cannizza con i fichi secchi. Continuiamo il nostro giro, buon lavoro a voi. Grazie, buona serata. Continuiamo perché ci sono ancora tante sorprese. Voi però nel frattempo dai, scriveteci da dove ci seguite, se avete già preso parte o assistito ad un presepe vivente, perché in questi giorni in tutta la Sicilia le manifestazioni sono davvero tante. Ecco qui un altro angolo dove si lavora il ferro. Saliamo. Perché qui invece si impasta il pane nella maid. Si è portata avanti, l'impasto è già pronto. Sì. Siamo in diretta su Onda TV. Sì, Onda TV. Ah, la signora di Bella Sicilia. Sì, bella esatto, Sicilia. Esatto. Portiamo tutti i nostri amici. Di dov'è lei? Di dov'è? Di Librizia. Ha visto? Siamo venuti per mostrare a tutti i nostri amici, brava, brava, anche chi sta lontano, sì, questa bella manifestazione. Bellissima. Di Messina. E prendi parte al presepe? Sì. È da lì circa 11 anni che vengo qua, da quando sono nato. Complimenti, che ruolo hai? Un po' tutto. Il pastorello. Ogni tanto lavo la lana, la sotto pure. Ha aiutato me pure, bravo, a camminare la lana. Bravissimo. Quindi è stato molto molto bravo. Abbiamo sono fatto momenti che creano unione, è bello, sì, viverli per questo. Sì. È un momento di tranquillità, di unione e di serenità. Benvengano momenti paesi, come questi. Unisce il tutto il circondario, tutti noi insieme. Allora invitiamo tutti a Librizzi e continuiamo il nostro giro. Qui un altro angolo dove si sta preparando la ricotta. Mirko, ma sempre questo? Che devo fare? Ma perché non stai a Milano? Quando posso scappo? Ma scusa, a Cologno, non hanno fatto il presepe a Cologno, no? No, non ne fanno, provateli. Gli auguri, Mirko. No, anche a te, bravo. Da Milano a Librizzi? Sì, a Bologna-Monzese. Bologna-Monzese. Com'è vivere il Natale in questi borghi siciliani dove le tradizioni ancora continuano ad unire la comunità? Sì. Infatti qua ci sono, è difficile trovare quello che si trova in questi borghi, nelle grosse città, e quindi invece qua ci piace. Lei ha un legame con la Sicilia? I miei genitori sono di qua. Quindi torna spesso? Sempre, Natale e agosto, mese d'agosto. Cosa le manca di più della Sicilia? La comunità che invece nelle grosse città non c'è, invece qui anche nelle grosse città in Sicilia c'è comunque un po' una radice di comunità sempre, no? Quindi bene, veniamo volentieri, insomma. Allora buone feste e tanti auguri. Prima di portarvi nell'angolo più dolce del presepe vivente di Librizzi, è doveroso mostrarvi anche la natività. Stiamo per giungere. No?
eccoci qui. Dobbiamo togliere il ciuccio. Quanta tenerezza, amici, ma qui si gustano anche i dolci tipici della tradizione. Poco fa la signora Santina mi raccontava che, così come la sua nonna, la sua mamma faceva, anche lei porta avanti le tradizioni culinarie. E allora alla vigilia di Natale qui si mangia il pesce stocco a ghiotto e per dolce le crespelle con l'uvetta o senza. Questa sera le crespelle vengono offerte ai visitatori. Un po' di musica che non guasta mai. Vi siete fermati proprio ora che siamo in diretta su Onda TV. Facciamo qualcosa di personalizzato per i nostri amici? Jingle bell, vai! Solo per voi amici dal vivo. Stanno andando a ruba le crespelle. Sì, quali le più gettonate, salate o dolci? Salate. Diciamo per ora sono appari bene, per il merito. Anche perché dopo il salato ci sta bene il dolce, no? Quindi perché non provare entrambe le versioni? Esatto. Ecco qui, fatte dal vivo, un impasto di acqua, farina e lievito, quindi non c'è uova e non c'è latte, un impasto semplicissimo a cui poi vengono aggiunte le acciughe sott'olio. E allora complimenti per l'atmosfera ricreata qui a Librizzi. Io vi auguro una splendida serata, restate in pagina con noi perché tra poco ci sposteremo anche in un altro comune, vogliamo vivere questa magia del Natale insieme a voi come sempre. A presto!